Il Sole si prepara a capovolgersi perché i suoi poli magnetici stanno invertendo la loro posizione. Come la Terra, anche il Sole ha un polo nord magnetico e un polo sud magnetico. Tuttavia, a differenza della Terra, il processo di inversione dei poli del Sole è più frequente e più facile da prevedere. Il prossimo capovolgimento è atteso per quest'anno tra aprile e agosto. Per quanto possa sembrare apocalittico, non c'è da preoccuparsi. Se hai circa 30 anni, hai già vissuto questo fenomeno più di una volta, dato che il Sole si capovolge ogni 11 anni. Probabilmente non hai notato alcun cambiamento in passato, perché questo processo non influisce molto sulla vita della Terra. Ma questa volta le cose potrebbero essere un po' diverse. Sulla Terra, le correnti oceaniche sono movimenti che giocano un ruolo fondamentale nell'influenzare sia il clima che il tempo, distribuendo il calore dall'equatore ai poli. Sul Sole, queste correnti sono più simili a un oceano di plasma, ma non solo trasportano il calore, trasportano anche energia elettromagnetica. Ciò avviene perché il Sole è un'enorme sfera di gas caldi e ionizzati che continuano a fluire all'interno del suo nucleo. Fondendo insieme atomi di idrogeno e formando elio, la nostra stella rilascia una quantità massiccia di energia, dando origine a queste correnti elettriche a flusso pesante. E ogni volta che hai delle correnti, hai dei campi magnetici. È più facile capire se pensi a quel classico esperimento con un filo e un chiodo che probabilmente hai condotto alle elementari. Quando l'elettricità scorre attraverso un filo, crea un campo magnetico attorno al filo. Quindi, quando colleghi un filo a una batteria e lo avvolgi attorno a un chiodo, il chiodo diventa un magnete. Questo è simile a come le correnti elettriche creano campi magnetici sul Sole. Questo intero processo con il quale il Sole genera il suo campo magnetico è chiamato dinamo solare. Non possiamo osservarlo direttamente, ma possiamo vedere i suoi effetti sulla superficie del Sole. Quando i flussi di plasma e magnetismo diventano instabili e intensi, si manifestano come macchie solari. Sai, quelle aree scure sulla superficie del Sole. Molto riguardo al funzionamento del dinamo rimane un mistero, ma gli scienziati hanno appreso qualcosa di importante dopo aver osservato queste macchie solari per secoli. Il processo segue un modello. Circa ogni decennio si riorganizza. I campi magnetici polari del Sole si indeboliscono, arrivando eventualmente a zero, per poi ritornare, ma con la polarità opposta. Negli anni 50, i ricercatori hanno scoperto che quando le macchie solari iniziano a intensificarsi e diventare più forti, significa che i poli si stanno preparando per un'inversione. E negli ultimi anni l'attività solare è stata fuori scala. Stiamo parlando di più esplosioni solari, più esplosioni di radiazioni elettromagnetiche e più boli di plasma espulsi nello spazio. È come se fossimo seduti in prima fila allo spettacolo pirotecnico più epico del sistema solare. In effetti, probabilmente il Sole non è stato così vivace negli ultimi due decenni. Al momento, gli esperti pensano che i campi polari siano quasi in sincronia e si stiano indebolendo costantemente, avvicinandosi sempre di più allo zero. Ma non abbiamo ancora raggiunto il punto dell'inversione. Anche se può sembrare che il Sole capovolga i suoi poli magnetici con precisione ogni 11 anni, la verità è che non è così ordinato come sembra. Questo percorso può essere accidentato e alcuni aspetti del fenomeno sono ancora molto difficili da prevedere. Prendi per esempio l'ultimo ciclo solare. L'emisfero settentrionale ha iniziato il suo ribaltamento magnetico all'inizio di giugno 2012, ma poi è sorta una difficoltà e si è soffermato attorno al punto neutro fino alla fine del 2012. Nel frattempo, nell'emisfero meridionale, le cose sono andate meglio, con il cambio di polarità a metà 2013. Questa volta, il Sole si sta effettivamente comportando bene. Le cose sembrano andare molto più uniformemente in questo ciclo, con i poli che si trasformano più uniformemente. Ma ecco il punto. I processi di inversione non sono mai gli stessi. Ecco cosa rende questo fenomeno così interessante da osservare, ma allo stesso tempo è difficile prevedere come ci influenzerà in futuro. Qui sulla Terra non dobbiamo preoccuparci troppo di quelle intense esplosioni solari che avvengono a 150 milioni di chilometri di distanza. Ma se, e sottolineo se, una tempesta solare dovesse raggiungere il nostro pianeta, la principale minaccia che porterebbe sarebbe probabilmente la distruzione dei satelliti di comunicazione nello spazio.
Tuttavia, le cose potrebbero essere diverse in questo ciclo di inversione che si verifica nel 2024, perché il numero di satelliti è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni. Ad esempio, solo il sistema Starlink di Elon Musk ne coinvolge più di 4.000. Tutti questi satelliti, insieme ai satelliti di comunicazione e GPS, potrebbero essere colpiti o addirittura distrutti da una potente tempesta solare. Sebbene le probabilità che una potente tempesta solare colpisca la Terra siano basse, non è impossibile. Nel 1859, durante il Carrington Event, una tempesta si verificò vicino al picco del ciclo solare, causando correnti da sovraccarico attraverso le linee del telegrafo, scatenando incendi e interrompendo i messaggi in tutto il mondo. La Terra cadde nel silenzio, poiché fallirono le comunicazioni telegrafiche. Immagina solo cosa potrebbe fare una tempesta solare al nostro vasto numero di satelliti oggi. Potrebbe influenzare tutto ciò su cui facciamo affidamento quotidianamente, dalla comunicazione e navigazione basate nello spazio ai servizi di previsione del tempo. Anche la distribuzione di energia a livello terrestre potrebbe esserne influenzata. Puoi dimenticarti di guardare YouTube o il lato positivo, perché se un evento del genere si verificasse oggi, potrebbe causare un'apocalisse di internet, mandando offline civili e aziende. C'è una teoria che afferma che se oggi si verificasse un evento di classe Carrington, questo causerebbe danni che vanno da 0,6 a 2,6 trilioni di dollari. E sto parlando solo degli Stati Uniti. Fortunatamente per noi, tempeste solari intense come l'evento Carrington si verificano solo una volta ogni 500 anni circa. Brutte notizie per i satelliti di comunicazione, ma ottime notizie per gli osservatori di aurore. Durante l'evento di Carrington, splendide aurore boreali illuminavano il cielo mentre spettacoli di luci polari si estendevano ben oltre i loro limiti abituali. Le luci del nord sono state avvistate fino a sud come Cuba e Honolulu, Hawaii, mentre le luci del sud sono state viste fino a nord come Santiago, Cile. Per molte persone in tutto il mondo, questa è stata la loro prima visione dell'aurora, lasciandoli ossessionati dai cieli insolitamente luminosi. Alcuni pensavano che fosse la fine del mondo, mentre altri hanno iniziato la loro giornata presto, pensando che il sole fosse sorto dopo aver sentito gli uccelli cinguettare e visto i cieli luminosi. Oggi sappiamo che non c'è nulla di strano, considerando che l'apparizione di aurore a latitudini più basse è uno degli effetti attesi dell'inversione del polo magnetico del sole. Tipicamente questi fenomeni abbaglianti si trovano tra 60 e 75 gradi di latitudine, ma durante l'ultima inversione del polo magnetico nel 2013 sono state osservate aurore intense sotto i 50 gradi. I testimoni oculari hanno descritto queste aurore come di color rosso sangue o porpora intenso, risplendenti così tanto che si poteva leggere il giornale alla loro luce. È importante studiare questo fenomeno e non averne paura. L'inversione dei poli magnetici sul Sole rappresenta in realtà un'ottima opportunità per gli scienziati per comprendere meglio come funziona la nostra stella. Poiché mancano ancora molti pezzi nell'intera situazione della dinamo, non siamo ancora molto bravi a prevedere perché alcuni cicli solari sono più intensi di altri o quando esattamente si verificherà un'eruzione di massa coronale. Ma essere in grado di prevedere ciò che ci circonda sta diventando sempre più necessario mentre ci avventuriamo nello spazio. Più persone si trovano là fuori lontano dalla Terra, più sono esposte a queste forti tempeste solari. È per questo che la comunità scientifica vuole sapere con maggiore precisione quando una tempesta solare può causare danni alle navicelle spaziali e alle stazioni spaziali. Inoltre potrebbe aiutare i meteorologi a fare progressi nella previsione del tempo, non solo sulla Terra, ma anche nello spazio. L'obiettivo principale è rendere i viaggi nello spazio più sicuri, poiché l'interesse per le missioni con equipaggio verso la Luna e Marte aumenta ogni anno. Un altro motivo per cui è importante saperne di più sull'inversione del polo del Sole è per capire meglio come funziona il misterioso interno del Sole. Questo potrebbe effettivamente aiutarci a capire gli aspetti di altre stelle nell'universo e forse avvicinarci alla risposta alla domanda finale: perché siamo qui?